cavalieri, dame e messeri, musici e giullari, spade, scudi e corazze, accampamenti militari, cibo ed usanze dell'epoca. Siamo a Mondavio, in pieno 400, alla corte di Giovanni della Rovere. Non è l'inizio di un bel film sul Rinascimento italiano, ma gli ingredienti di una rievocazione storica di grande importanza per questo territorio. È la caccia al cinghiale, che dopo il Palio della Quintana, a livello di rievocazioni, è tra le più importanti del centro Italia per fedeltà di allestimenti, costumi d'epoca e ricostruzione fedele di quelle che erano le usanze del tempo. Certo, in uno splendido borgo come quello di Mondavio, con mura e torrione in splendido stato, viene facile, ma il grande lavoro dei volontari della Proloco ed un'amministrazione comunale attenta fanno la differenza. E visti i successi delle passate edizioni, anche questa si presenta al meglio. Il 13 incominciamo con il bacchetto rinascimentale e quest'anno c'è un'ulteriore novità, il bivacco. La versione un po' più popolana dello stesso banchetto, quindi con la stessa filosofia, quindi ricostruzione storica dei piatti e un'ambientazione da accampamento militare. Sì, stiamo entrando oramai nel vivo, a poco più di una settimana, si svolgerà dal 13 al 15 di agosto la 57esima edizione della rievocazione storica Caccia al Cinghiale. È una manifestazione per noi molto importante, il principale evento di promozione turistico, territoriale, è una manifestazione che vede veramente molti cittadini di Mondavio impegnare le proprie ferie e il proprio tempo libero nel volontariato, nella realizzazione di questo evento. Diciamo la particolarità anche dei fuochi, la cascata diciamo di luci dalla rocca culminano tre giorni spettacolari. La 57esima edizione della rievocazione storica Caccia al Cinghiale di Mondavio, una delle rievocazioni più importanti a livello nazionale. Non dimentichiamoci che Mondavio è stato vicepresidente nazionale, quindi la Proloco di Mondavio con il suo presidente Claudio De Santi è stato vicepresidente nazionale della Federazione Italiana Giochi Storici. Questo perché? Perché era il presidente della Proloco che organizzava una delle feste più importanti, una delle rievocazioni più importanti della regione Marche ma anche d'Italia. Dopo la Quintana di Ascoli sicuramente viene la rievocazione storica Caccia al Cinghiale di Mondavio. Le Proloco sempre di più stanno parlando di cultura, di enogastronomia e proprio qui e di rievocazioni storiche, quindi riportando il paese anche a un'attività sociale che si riesce a mettere in connubio tra le Proloco e tutti i volontari.